Federica Santuccio, ho 30 anni e sono molto emozionata. Sono qui nella mia casa, come ho sempre detto, la mia accademia, Accademia Artisti. Io sono un'attrice e scrittrice e il mio percorso artistico è iniziato da piccolina. Ho iniziato con il canto, a 15 anni ho fatto il mio primo provino per la RAI e sono stata presa, ma non mi sono fermata lì perché penso che l'arte sia fatta di mille sfumature e quindi pian piano ho intrapreso anche la carriera di scrittrice. Infatti nel 2017 ho pubblicato il mio primo libro, La Chiave Blu, un romanzo autobiografico. Con il tempo ho capito di non essere ancora soddisfatta e volevo affacciarmi al mondo della recitazione. Questa vocazione è nata tardi, effettivamente, avevo 25 anni, non sapevo minimamente cosa volesse dire recitare, cosa volesse dire un set, nulla. E quindi ho scoperto Accademia Artisti. Ho scelto Accademia Artisti perché appunto non avendo idea di come fosse fatto questo mondo, attraverso la pubblicità ho visto subito che questo corso, oltre a dare una crescita professionale, metteva a disposizione anche degli strumenti per una crescita personale ed umana. Mi ha lasciato gli strumenti per diventare un'attrice, mi ha fatto scoprire cosa significa unire le forze insieme ad altre persone, perché essere un'attrice, essere un attore è un lavoro anche di squadra. Il momento più bello in Accademia è stato sicuramente, la prima volta che sono stata sul set, quindi il primo ciak della mia vita, ma ricordo anche con molto piacere una lezione con Pupi Avati. Lui ci aveva assegnato un monologo molto lungo da imparare e con l'obiettivo di piangere. Vado a recitarlo e non sono riuscita nella prima battuta a piangere. Lui mi ha dato veramente quell'input senza fermarmi e nella volta successiva ho pianto. Da lì ho capito anche cosa significa essere diretti da un regista, cosa significa veramente vivere questo mestiere. Bisogna avere l'umiltà di accettare dei consigli, delle critiche, non prenderla sul personale, perché tutto ci aiuta a crescere. Nei miei progetti presenti sono onorata di dire a voi, che siete stati la mia casa, che insieme al docente Francesco Marchina abbiamo scritto la sceneggiatura di un film. Adesso stiamo svolgendo tutte le cose burocratiche perché ci piacerebbe vedere questo film sul grande schermo e non solo. Vorremmo anche recitare all'interno come attori protagonisti, quindi siamo un po' ambiziosi, ma l'Accademia ci insegna anche questo, ci insegna a non fermarci, ci insegna a sognare. L'unico modo per raggiungere i propri sogni è avere sicuramente una grandissima vocazione, seguire la propria natura, assecondarla, ma questo va unito a un grande studio fatto di dedizione, di costanza e di impegno. L'Accademia ti forma per non arrenderti, ti dà quelle basi che quando anche ti vengono sbattute 100 porte in faccia, è il momento che devi fermarti, fare un bel respiro e ricominciare. Ah, sono strafelice, quindi grazie veramente a tutti i docenti, a tutti i miei compagni di classe, a tutte le persone che lavorano per questa Accademia. Non posso descrivervi pienamente cosa si prova a viverla, ma sicuramente posso dirvi che ne vale la pena.